credo che sia un qualcosa di naturale. Poi evidentemente ognuno è libero di fare quello che ritiene più giusto per sé e per la sua famiglia. Credo che sarebbe più bello passeggiare lungo il Po, in un parco, in una piazza o in un prato, se uno ne ha la possibilità, che non chiudersi in un centro commerciale. I centri commerciali sono luoghi in cui il rischio di assembramento, quell'assembramento che noi vogliamo impedire, è più possibile, ed è il motivo per cui la mia ordinanza di oggi prevede che comunque, chiuso all'aperto, tu quando sei nell'ambito di un centro commerciale, nei suoi spazi anche pertinenziali, dal parcheggio all'area giochi, tu la mascherina la metti sempre e c'è l'obbligatorietà. Così come abbiamo previsto tutta una serie di misure, insieme anche ai comuni, che possono permettere a ogni sindaco di scegliere all'interno del proprio comune se modulare orari di apertura, di somministrazione, in modo da evitare la movida. Io sono innamorato della movida, la difendo perché la difenderò sempre, ma non è questo il momento della movida. Questo è il momento in cui possiamo ritornare a sederci in un bar a bere un aperitivo, a cenare in compagnia di amici, sì, è già un pezzo di libertà importante che ci stiamo riprendendo, ma non è ancora il momento della movida, se immaginiamo quella movida della scorsa estate. Farlo sarebbe molto pericoloso, io quindi mi appello alla responsabilità di tutti i cittadini piemontesi, ma comunque le forze dell'ordine con i prefetti monitoreranno che questo non avvenga. C'è una serie di misure diversificate per quanto riguarda la somministrazione, prevedendo e obbligando a somministrare dopo una certa ora solo al tavolo. Credo che sia una misura comunque in linea con quello che è la volontà, quantomeno adesso all'inizio, in questo primo weekend, di evitare situazioni di assembramento pericolose. Anche che tutte le superfici commerciali di vendita dove si associa all'attività commerciale un'attività, se potremmo definirla, ricreativa sociale, quindi all'interno di qualsiasi centro commerciale si mette la mascherina. Piscine e palestre, il decreto del presidente Conte le riapre in tutta Italia lunedì 25, stiamo per ricevere la pagella della settimana da parte del Ministero della Salute, se, come appare dai primi numeri, la pagella sarà una buona pagella e quindi non verranno segnalate criticità e allarmi per il Piemonte, anche in Piemonte lunedì riapriranno le palestre e le piscine. Naturalmente con le linee guida che disciplinano un'apertura in sicurezza.